Care amiche, cari amici, buongiorno. Questo martedì, Botanica in pillole, in coincidenza con la riapertura dell'orto botanico, resta a casa, all'interno del Giardino dei Semplici, che è stato recentemente incrementato, proprio durante il periodo di chiusura, con altre aiuole speculari per forme e dimensioni a quelle già preesistenti. Questo giardino è stato concepito per ospitare le piante officinali, cioè i cosiddetti semplici, i medicamenti provenienti dalla natura, nel solco degli insegnamenti che ci ha lasciati il cofondatore dell'orto, cioè padre Bernardino d'Aucria. In questo orto botanico sono presenti circa 160 piante appartenenti a 120 specie di 44 famiglie, di cui le più rappresentate sono le Asteraceae composite e le Lamiacee. In questo settore particolare dell'orto convivono piante utilizzate da secoli nella tradizione popolare siciliana per combattere comuni affezioni, come anche piante a cui la scienza erboristica attribuisce proprietà notevoli dal punto di vista curativo. Ecco, oggi conosceremo due di queste piante. Mi sposto un attimino per vedere queste due piante da vicino. La prima specie che conosceremo oggi è la Valeriana, Valeriana officinalis. Il nome Valeriana deriva dal latino valere, che significa essere sano, avere forza, mentre secondo alcuni autori si tratterebbe di una dedica all'imperatore romano Publius Aurelius Licinius Valerianus, che la conosceva per le sue proprietà medicinali. Ecco, la valeriana è una pianta rilassante, ricca di flavonoidi e utile contro l'ansia, l'insonnia e la tachicardia. Le proprietà ansiolitiche e sedative sono dovute all'insieme dei suoi costituenti, ed in particolare agli acidi valerenici che si trovano soprattutto nella radice. La radice può essere utilizzata essiccata per preparare decotti e infusi, oppure viene impiegata per ottenere la cosiddetta tintura madre, come anche delle compresse. Ci spostiamo a conoscere un'altra pianta del nostro giardino dei semplici. La seconda pianta di cui parleremo oggi è la cicoria, Cicorium intibus, una pianta appartenente alla famiglia delle Asteracee o composite. La cicoria è provvista di una radice fittonante che, se recisa, fa fuoriuscire un lattice bianco dal sapore amaro. Alla base della pianta si sviluppa una rosetta di foglie picciolate di colore verde scuro, spesso soffuse di rosso, soprattutto sulla nervatura. I fusti, nel periodo maggio-giugno, portano alle estremità dei capolini di fiori di colore blu cielo che si chiudono nel pomeriggio e con il brutto tempo. La cicoria è conosciuta da tempo immemorabile, per le sue proprietà viene citata nel papiro egizio di Ebers, oltre che da Plinio, che le attribuiva proprietà rinfrescanti, e da Galeno, che la considerava amica del fegato. Ecco, questa pianta cresce tra la fine dell'inverno e la primavera, allorquando il corpo ha più necessità di ripulirsi dalle tossine. Le Le sostanze attive contenute nelle sue foglie depurano infatti il fegato e i reni e, per la presenza dell'inulina, favoriscono la corretta peristalsi. Questa specie contiene diverse sostanze utili al nostro organismo: l'inulina, appunto, la cicorina, l'acido cicorico, come diversi sali minerali e vitamine. Appuntamento al prossimo martedì. Buona giornata.